Salve ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Alessandro e oggi parleremo delle normative sui droni e su tutti i velivoli elettronici. E cioè è uscita il 1° di luglio una nuova legge che bisognerà assicurare tutti i droni senza se e senza ma, quindi bisognerà assicurarlo. In passato si poteva volare con il drone fuori da zone abitative, in aperta campagna, a distanza di 100 metri da persone e case. Adesso con l'assicurazione che si farà, un utente ha fatto una domanda a un sito Dronesin se si potesse volare anche in città. Facciamo un paragone: in un prato la risposta è stata sì e no, cioè il posto deve essere non privato, quindi un posto libero. Si potrà volare a 60 metri di distanza da persone e da macchine e da case, cioè una distanza di 60 metri. Poi come altezza, cioè il drone lo potete far salire fino a 70 metri e distanza in passato era di 200 metri. Adesso è diminuita, credo, di 150 metri. E sì. Poi nel 2020 ci saranno nuove leggi e nuove regolamentazioni che bisognerà fare dei quiz e rispondere a delle domande e poi non si saprà se si avrà un attestato che si potrà usare il proprio drone. Questa ancora è un'incognita. Comunque in questo asso di tempo dal 2019-2020 potete assicurare il drone e aspettare quello che poi succederà. Bene, detto tutto ciò, io adesso mi vorrei un pochettino sfogare con voi, e cioè mettono tutte queste leggi sui droni, anche dei droni a 300 grammi, e non mettono delle leggi sui ciclisti che sono per strada e che potrebbero fare anche dei danni, come lo potrebbe fare anche un drone, sì. Ma sui ciclisti non c'è nessun tipo di legge. Invece sui droni sì. Poi facciamo un altro paragone: ragazzi che giocano in spiaggia col pallone, che se ti beccano in faccia ti può fare male abbastanza, lì non c'è nessuna legge.
poi ci sono tante, tante altre cose che non vanno, tante cose che non vanno in Italia, ma si sono accaniti su questi velivoli. E va bene, io direi che con questo video è tutto. Vi lascio un bacio e ci vediamo al prossimo video. Un saluto, ciao ciao.